Questo programma è offerto da Palermo, quattro indagati a Villa Sofia. Ficarazzi, firmate quattro ordinanze di sgombero. Lettera anonima accende le polemiche. Palermo Calcio, solo un pari contro il Siena. Spettacolo, Villa Abate, musica e videoclip. Palermo. Quattro gli indagati a Villa Sofia. È stata aperta dalla Procura di Palermo un'inchiesta sulla gestione del reparto di chirurgia plastica dell'ospedale Villa Sofia. I carabinieri del NAS di Palermo si sono presentati in ospedale per prelevare documenti utili all'indagine. I militari del nucleo hanno raccolto numerosi documenti che andranno sottoposto al vaglio degli inquirenti. Ma già da diversi mesi all'ospedale Villa Sofia le polemiche non sono mancate. Infatti, nei mesi scorsi, sia il primario Matteo Tutino che il medico di Villa Sofia Francesco Mazzola e anche il sindacato avevano presentato alcuni esposti. L'inchiesta nasce da denunce incrociate di medici e personale amministrativo e i carabinieri del NAS ipotizzano i reati di peculato, abuso in atti d'ufficio e truffa ai danni del servizio sanitario. Quattro gli indagati. Si tratta del commissario straordinario Giacomo Sampieri, dell'attuale primario Matteo Tutino, del direttore sanitario Maria Concetta Martorana e di Damiano Mazzarese, primario del reparto di anestesia e rianimazione. Bagheria. Il vice sindaco preme per l'inserimento di Bagheria nell'election day del 25 maggio. Il vice sindaco Massimo Mineo ha trasmesso una nota al presidente Crocetta e all'assessorato degli enti locali per sollecitare la nomina del commissario straordinario e l'inserimento del comune di Bagheria per le elezioni del 25 maggio. Queste le parole di Mineo. Auspico fortemente che Bagheria sia nella prossima tornata elettorale del 25 maggio. Ritengo che sia l'unico modo per dare una guida certa alla città, che deve essere governata da uomini e donne scelti dagli stessi bagheresi. A dimostrazione che, con guide politiche che conoscono il territorio, essi siano meglio di un commissario. Mineo, dunque, assieme alla giunta dovrà reggere la sede vacante del comune in attesa del commissario. La parola spetta a Crocetta, che darà il via al decreto con l'assessore agli enti locali Patrizia Valenti e che dovrà firmare per ufficializzare tutti i comuni che andranno al voto. Le TV e le radio locali siciliane attendono ancora che il governo regionale, in particolare l'assessore alle attività produttive Valcheri, organizzi un tavolo per varare il decreto attuativo alla legge sull'editoria, tanto acclamata dal governo Crocetta, ma che ancora oggi, dopo mesi, non ha ancora la propria esecutività. Insomma, come dire, fatta la legge, trovato l'inganno. L'assessore Valcheri è stata più volte invitata dal presidente dell'associazione LES, Libere Emittenti Siciliane, Sebbi Roccaro, a dare esecutività alla legge, invito inaccolto. Se non verranno emanati i decreti attuativi alla legge sull'editoria entro 10 giorni da oggi, le TV locali non ospiteranno mai più i deputati regionali e i membri del governo regionale in nessun programma di informazione. È assurdo che dopo quasi 3 mesi dalla pubblicazione della legge non ci siano ancora i decreti attuativi che regolamentano l'accesso ai benefici della legge 304 e che gli editori siciliani non vengano neppure invitati ad un tavolo di lavoro che il governo regionale si era impegnato a convocare. Lo ha affermato Sebbi Roccaro, presidente dell'associazione LES, che conta in Sicilia il più grosso numero di editori radiotelevisivi. Spero che il governo regionale ci dia una risposta, altrimenti la risposta la daremo noi, così Roccaro ha risposto ai nostri microfoni. Intanto le TV e le radio locali, che sono state boicottate nel passaggio al digitale dal governo Lombardo e poi dal governo Crocetta con promesse mai mantenute, oggi sono in grosse difficoltà. Tante TV hanno già licenziato operatori video e giornalisti. Il governo regionale, infatti, insensibile alla questione delle antenne siciliane, non ha erogato alcun contributo alle TV private nel passaggio
passaggio al digitale, a differenza di tutte le altre regioni italiane, costringendo gli editori siciliani ad indebitarsi con le banche. Oltre al danno la beffa, ma ora basta, gli editori siciliani si appellano. Ficarazzi, firmate 4 ordinanze di sgombero. Lettera anonima accende le polemiche. Il sindaco di Ficarazzi, Paolo Martorana, il 13 marzo ha emesso ben 4 ordinanze di sgombero per 4 differenti immobili che risultano essere abusivi. Un edificio di ben 3 piani in contrada De Simone, 2 immobili appartenenti ai medesimi proprietari e siti entrambi in contrada Carbonaro, un edificio abusivo di Viale Europa. Gli immobili sono abitati da 4 nuclei familiari che dovranno lasciare la propria abitazione entro e non oltre il 17 aprile. La vicenda che ha sollevato non poche polemiche riguarda l'edificio sito in contrada De Simone. Una lettera anonima inviata a diverse testate giornalistiche da parte di alcuni cittadini di Ficarazzi ha acceso i riflettori sulla vicenda. La nota scritta prende di mira l'amministrazione comunale, accusata di essersi interessata alla vicenda senza però venire a capo del problema. Nel messaggio scritto si accusa l'attuale comando dei vigili, reo di non aver preso provvedimenti immediati anche dopo le diverse segnalazioni degli stessi cittadini. Il proprietario dell'immobile sito in contrada De Simone nel mese di gennaio 2013 aveva ricevuto ben 8 sanzioni dalla polizia municipale, ma nonostante ciò continuava imperterrito ad effettuare i lavori nella struttura, grande per estensione circa 800 metri quadrati. Nella missiva inviata dai cittadini si fa espressamente riferimento proprio al vertice del comando di polizia municipale di Ficarazzi, alludendo che il cambio di guardia che ha visto succedere all'ex comandante l'attuale Filippo Oliveri era avvenuto proprio per dar tregua agli abusivi. Palermo, marcia per la vita, il 5 aprile contro l'aborto. Il forum Vita, Famiglia, Educazione, un cartello che riunisce associazioni e movimenti religiosi e laici, si mobilita per le strade di Palermo. Anche quest'anno partirà la marcia per la vita, una manifestazione che servirà ad affermare con forza, spiegano gli organizzatori, il sì alla cultura della vita, dal concepimento alla morte naturale, contro aborto ed eutanasia. La marcia è prevista per sabato 5 aprile. Secondo gli ideatori della marcia, bisogna puntare sulla famiglia, contro la quale convergono tante emergenze, disattese dalla politica e dalla società. Il corteo partirà alle ore 16:30 da Piazza Croci per arrivare a Piazza Verdi. All'iniziativa possono aderire tutti. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091-8467-529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Alcamo. In Bianchino ucciso. Ieri mattina ad Alcamo Marina, nello specifico in contrada Calatubo, a seguito di una telefonata anonima al 113, la polizia si è recata presso l'abitazione di Pietro Monacò. L'uomo, un imbianchino di 68 anni, è stato trovato morto in una pozza di sangue sul pavimento di casa con ancora indosso il pigiama. Pare che l'alcamese sia stato ucciso a colpi di martello e di spranga. Pochi dubbi sul fatto che sia stato un omicidio, anche se ancora non sono certe le fasi del delitto. Non si escludono altre piste, come un tentativo di rapina. Sono ancora in corso i rilievi sulla scena del crimine, con la speranza che il presunto assassino abbia lasciato qualche traccia utile per comprendere l'accaduto. Capo d'Orlando, arrestato l'uomo col mandato di cattura internazionale.
Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Capo d'Orlando hanno tratto in arresto un cittadino rumeno 27enne pregiudicato sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale. L'uomo è stato condannato il 25 2013 in Romania dalla Corte di Giustizia della città di Beclen alla pena di 4 anni di reclusione per associazione a delinquere, furto aggravato in concorso e guida senza patente. L'uomo era già finito agli arresti lo scorso gennaio per furto aggravato in concorso. Il romeno è stato raggiunto dai poliziotti e trasferito presso la casa circondariale Gazzi. Palermo, viva San Giuseppe, ma adesso basta! A distanza di 8 giorni, i residui della vampa di San Giuseppe effettuata nel crocevia di via Dondes Reggio e via Filippo Corazza sono ancora lì. Dopo la beffa e il danno, e poi ancora la beffa. Nel pomeriggio di giorno 18, la catasta di legno destinata a dare vita alla vampa prendeva forma, ma nessuno pareva accorgersi di nulla. Solo quando alle 19 le fiamme sono divampate, i vigili del fuoco e forze dell'ordine sono stati allertati. E mentre i primi spegnevano con gli idranti le fiamme, i carabinieri, in assetto d'antisommossa, sedavano l'esuberanza violenta dei ragazzi del quartiere. L'indomani si presentava un triste scenario. Le ceneri, male odoranti, della vampa giacevano lì, teatrino che si è presentato immutato nei giorni a seguire. Neanche la pioggia di ieri è riuscita a dilavare l'asfalto. Così oggi, ad 8 giorni del ben auspicato Viva San Giuseppe, siamo arrivati a dire: ma adesso basta. Catania, condannato l'uomo che aveva dato fuoco al cugino. Il GUP di Catania, Flavia Panzano, ha condannato a 30 anni Antonio Marino, di anni 36, per l'omicidio del cugino Marco Castro, di 25. L'uomo, lo scorso 23 aprile a Paternò, in provincia di Catania, aveva dato fuoco al parente dopo averlo cosparso di benzina. La vittima morì 3 giorni dopo al civico di Palermo. Il motivo? Un dissidio su questioni condominiali. Il cugino che abitava al piano di sopra avrebbe fatto troppo rumore. Palermo, i No Muos arrivano al TAR. Domani 27 marzo 2014, davanti al TAR di Palermo, si terrà un presidio del coordinamento dei comitati No Muos. La manifestazione avrà inizio alle 9.30. I giudici dovranno decidere sulla legittimità delle autorizzazioni del Muos, il sistema di radiotelecomunicazioni satellitari della Marina Militare statunitense, che coordinerebbe tutti i sistemi militari statunitensi collocati in diverse parti del mondo. Sono stati riuniti tutti e 5 ricorsi che hanno in oggetto l'installazione dell'impianto, anche l'ultima risalente a 2 mesi fa. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata, i siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Serie B, il Palermo pareggia 1-1 col Siena. Un buon Palermo, quello che ha pareggiato 1-1 col Siena. In un Barbera gremito con 10.000 persone, a passare in vantaggio è la squadra ospite, che segna al 20° minuto con un gol di Rossetti, dopo un contropiede viziato però da un fallo di mano a centrocampo dello stesso autore del gol. La squadra di Iachini non si perde d'animo e dopo un gol di Maresca annullato per fuorigioco è Lafferty a realizzare il pareggio con una deviazione sotto porta dopo una papera del portiere senese Lamanna. La partita è bella, le due squadre cercano di superarsi a vicenda, ma al triplice fischio di Ostinelli entrambe sono costrette a dividersi la posta in palio.
Per i due allenatori il pareggio è il giusto risultato. In classifica il Palermo guadagna un punto sull'Empoli, scesa ora a meno 10, ma resta a più 11 sulle terze, ora Trapani e Crotone. I rosanero torneranno in campo sabato alle 15 al Francossola di Varese per la 32esima giornata. Villa Abate, musica e videoclip. Martedì pomeriggio, sotto il tetto di un ristrutturato palchetto della musica, tanti ragazzi, soprattutto dell'associazione Arché, in un giorno plumbleo, si sono dati appuntamento per realizzare il clip musicale del cantante e rapper villabatese Antonio Skit Derelitto. Un testo duro che manifesta il disagio di un intero popolo che si domanda a campare, come si fa? La regia del video, affidata a un giovanissimo 17enne, vede al centro il rapper che intona la sua protesta in una moltitudine di persone intente anch'esse a dare voce alle loro domande. Questo programma è stato offerto da Un cordiale saluto a tutti voi da parte di Silvia Caravello. Previsioni per mercoledì 26 marzo 2014. È Persefone il nuovo vortice ciclonico che oggi si forma nei pressi della Sardegna e che porterà un nuovo peggioramento su gran parte della nostra penisola. Ecco il dettaglio: al nord cielo nuvoloso con deboli piogge sparse un po' ovunque, dal pomeriggio in serata peggiora sull'Emilia Romagna, basse pianure e anche Piemonte occidentale con piogge diffuse e temporali, maltempo anche sul Cuneese. Al centro piogge e temporali in Sardegna, variabilità diffusa altrove, dal pomeriggio in serata peggiora su tutte le regioni tirreniche con piogge temporali molto forti e con maltempo sul Lazio meridionale. Inizialmente poco, parzialmente nuvoloso sui versanti adriatici, poi dalla serata giungeranno delle piogge anche in questo caso. Al sud inizialmente variabile con piovasche alternate schiarite sui versanti adriatici, poi dal pomeriggio in serata peggiora forte sulla Sicilia occidentale, sul Trapanese con temporali, piogge poi che si estendono a tutte le regioni con maltempo anche sulla Campania. Neve debole che ci sarà sulle Alpi sopra i 500-700 metri, in Appennino centrale sopra i 1000 metri circa, in Sardegna 900 metri, sull'Appennino meridionale abbiamo visto oltre i 1500 metri. Venti che soffiano a rotazione ciclonica attorno al minimo posizionato nei pressi della Sardegna. Abbiamo visto delle minime stazionarie comprese tra i 4 e i 10 gradi su tutta la penisola. Di giorno prevediamo 7-12 gradi al nord, 10-14 gradi al centro e fino a 17 gradi al sud. Amici, la previsione si conclude qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci al prossimo aggiornamento solo su ilmeteo.it.